gloria al Signore questa mattina, sia gloria a Dio, sia gloria a Dio. Vogliamo cantare un altro bel coro, il 5, Tu sei il Re, Tu sei il Re. Vogliamo cantarlo con tutto il cuore, 5, gloria a Dio. Il tuo trono lodando a te, noi alleviamo i nostri cuori, i nostri cuori, le nostre mani, il tuo trono lodando a te. Adoriamo questa mattina, ti adoriamo dal profondo del cuore. Signore, veramente ci rivolgiamo a te ancora una volta umilmente, lavaci col tuo sangue. E questa mattina, Signore, ancora siamo qui, in mezzo a questa tempesta nel mondo, ancora qui siamo per benedirti e lodarti. Signore, anche se abbiamo ciascuno di noi dei problemi, delle difficoltà, qualunque cosa, ma ci rimettiamo a te, Signore, oh Dio del cielo e della terra, ci rimettiamo alla tua benevolenza, alla tua misericordia che si rinnova ogni mattina, Signore. Oh, benedici la nostra vita, benedici quanti sono assenti questa mattina. Oh, raggiungi quanti sono malati, malati sono tanti, Signore. Passa, dottore dei dottori, e tocca le vite che hanno bisogno di te. Signore, grazie, perché tu farai ogni cosa secondo la tua volontà, perché tu non sei venuto meno mai nei secoli dei secoli dei secoli, ma tu sei lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e ti ringraziamo ancora questa mattina. Guidaci in questo culto, riscalda il nostro cuore, riscalda la nostra vita, Spirito Santo, Signore, abbiamo bisogno veramente di quell'unzione dall'alto, mentre cantiamo, preghiamo e ti adoriamo. Stai con noi stamane e noi ti ringraziamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen, gloria a Dio. Un altro cantico, 97. Carissimi. Numero 97. 97. Cantico 97. Gloria a Dio. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Quando vedo la tua santità.
Per cui noi viviamo è per lodare il Signore e benedirlo anche in mezzo ai problemi e alle difficoltà. Il Signore per noi è la cosa più importante. La cosa più importante, è vero? La cosa più importante. Quindi stamattina ci rifugiamo sotto le sue ali per ricevere la grazia, la forza per andare avanti. Un altro cantico, carissimi. Non so se riesco a trovarlo. È la tempesta. Tempesta. ...164 sarebbe, credo. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mar. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te. Così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco,
non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Quando la tempesta incontrerà, io mi eleverò con te sul mare, dove tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. Parole del salmista Davide, famoso salmo, il più bello che c'è, il salmo 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque quiete, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco, sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità ma accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Rileggo questo verso, che fu un verso della mia famiglia, di un mio zio carissimo di tanti anni fa, che è andato con il Signore, e lui ripeteva spesso questo verso. Sorella Rosanna, tu conosci mio zio Angelo, che sta con il Signore, diceva sempre: certo, beni e benignità ma accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. C'è una certezza qui che Davide ha, che sarebbe stato sempre con il Signore. Tu mi accompagnerai tutti i giorni della mia vita. Davide era come noi, aveva le sue debolezze, aveva i suoi errori, ma aveva il cuore secondo il cuore di Dio, perché si rifugiava sempre sotto il Signore, nelle braccia di Dio. E anche noi questa mattina vogliamo rifugiarci nel Signore, fratelli e sorelle. Non c'è altro rifugio se non il Signore. Cantiamo un altro cantico ancora. Gloria a 48. Dio. 48, sorella. Gloria, grazie. 48. Gloria a Dio. Emanuele, Dio con noi. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
ci siete. Benedetto sia il nome del Signore. Qualcuno che vuole ringraziare il Signore? Aspetta Rosanna che devo dire qualcosa. Aspetta, abbiamo un miracolo stamattina. Gloria a Dio. Qualcuno vuole ringraziare il Signore? Ci siete? Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Grazie. Allora, per incoraggiarvi, stamattina io ho avuto un'apparizione. Ascoltatemi. Mi è sembrato un angelo. Ma sai, che stai dicendo, fratello? Sì, è la verità. Abbiamo in mezzo a noi una sorella che ci conosciamo da tantissimi anni, la sorella Rosanna di Tivoli, che ha un brutto male da molti anni. Devo dire questo prima che sicuramente dirai qualcosa. Era già passato, ma ascoltate, già parecchi mesi e non avevo più notizie da lei. Mi hanno chiamato dalla famiglia, credo un anno fa, la nipote, dicendo, tua figlia mi ha detto, mamma sta andando via, dice preparati. Ho detto va bene. Poi non ho saputo più nulla. Avevo anche perso il telefono, non sapevo. Io dico la verità, Rosanna, pensavo che non c'eri più. Ma questa mattina, perché il male era forte, in quel periodo era devastante, ma questa mattina ho visto un angelo entrare. Ho detto, ma è Rosanna. Grazie. Ho detto, ma è Rosanna ancora, dopo un anno ancora è viva. Ho detto, Signore, ma tu sei grande. Non potevo immaginare. Sì, ho pensato tante volte, ho detto, ma Rosanna non c'è più. Invece è qui stamattina. Puoi dire quello che vuoi perché ti amiamo. Non la conoscete, ma sono tanti anni che è con noi ed è ancora con noi stamattina. Amen. Sia benedetto il nome del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Prego, Rosanna. Devo soltanto ringraziare sempre il Signore. E basta. Lui lo sa. Jesus. Quello che ho passato. Però sto qui con l'aiuto del Signore, sto qui. Grazie a Dio. Non ci sono parole, sei tumori, tu sei. Questo lo sto combattendo, l'ultimo al pancreas. Non si può operare e ci devo convivere. Ci pensa il Signore, eccomi. Sì, Signore, grazie Gesù. Il giorno di Capodanno ero morta, così mi è stato detto. E invece il Signore mi vuole qui. Il Signore mi vuole qui. Grazie, alleluia. Grazie, veramente è qualcosa di per me incredibile. Una serie di tumori, non c'era più. Invece la nostra Rosanna, carissima, è qui. Sia benedetto il nome del Signore. Vogliamo ringraziare il Dio. Perché la sua fedeltà è grande. Bene, cantiamo un altro cantico, cari. Il 47, il mio rifugio sei. 47. Gloria a Dio. 47. Il mio rifugio sei. Rifugio sei. Rifugio sei, tu mi preserverai dal male, mi circonderai, lo so, con canti di libertà.
ricantiamolo, ricantiamolo con tutto il cuore. Gloria a Dio, Gesù meraviglioso. Mio rifugio sei, rifugio sei, mio rifugio sei. Benedetto il nome del Signore. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Coraggio, cari, ci incoraggiamo insieme. Amen. Grande sei, Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Santo sei, Signore. Pace, pace, pace a voi, gloria cari, a me, tu, Signore, che state arrivando. Il Signore ci benedica insieme. Allora, siete tutti timidi stamane. Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Gesù. Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Amen, 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 amen. Amen, 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 gloria a Dio, amen, amen. Sorella Gioia, una preghiera, gloria a Dio. Father, Lord, we thank you, Lord, we glorify your name. We give you glory, we give you honor. We thank you, Lord, for making us to gather here again, Lord Jesus. If mouth is all over our bodies, not enough to say thank you, Jesus. Thank you for the air we breathe, for the strength, oh Lord, giving unto us, oh Lord, in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, come and be with us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Everything we are going to do today, Lord, we commit everything to your book, Lord, King of Glory. Come and take prayer and control, Lord, in the mighty name of Jesus. In any area we fall short of your glory, Lord Jesus, have mercy in the mighty name of Jesus. Anything that will make our prayer not to answer today, Lord Jesus, may you have mercy. Forgive us, O Lord. Answer our prayer in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, as our faces are different, that's our problem is, O Lord. King of Glory, answer our problem, Lord, today in the mighty name of Jesus. We come here, Lord, King of Glory, we never go back with it, O Lord, in the mighty name of Jesus. Bless us, strengthen us, O Lord, so that all glory will be returned to you. Thank you, King of Glory, for all you've done in our lives, O Lord. In Jesus' name I prayed. Amen. 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 Gloria a Dio. Cantiamo il 54 che ci ricorda del sacrificio di Cristo. Verso il sangue noi siamo qui ancora. 54, 54. Era lì per pagare il prezzo dei miei peccati. Era lì, soffrando e stanzando alla sua vita, mentre tutti ridevano di lui. Era lì,
fronte era lì, mentre il sangue di Abele gridava vendetta, il suo sangue grida amore. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo, Padre mio. Perdona loro perché non sanno quel che si fanno. Era lì nell'ultimo istante della sua vita, era lì una sola espressione uscì dal suo cuore, Padre mio, tutto è compiuto. Soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo, Padre mio. Gloria a Dio. Grazie Signore, non lo ringrazieremo mai abbastanza. Amen. Per il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, per ciascuno di noi. È vero, fratelli e sorelle, sarà mai abbastanza, perché è stato tanto grande. Mentre eravamo lontani, dice la Bibbia, il Signore aveva programmato fin prima della fondazione del mondo la nostra salvezza. E stamattina, in mezzo alla tempesta che vive il mondo, noi possiamo ringraziare Dio perché abbiamo un Signore che vive e vive in eterno ed opera ancora oggi. Amen. Lo dico ai credenti che sono arrivati ora: abbiamo fra noi una sorella Rosanna, che stamattina è stato per me una sorpresa incredibile. Da un anno, lo voglio ripetere per voi che siete arrivati, sembrava l'ultima telefonata di un anno fa della figliuola, ormai finita, era arrivata, piena di tumori. Poi non ho saputo più nulla, ci conosciamo da 20 anni e più, anche molto di più, sempre stata qui e non sapevo più nulla, ma poi all'improvviso questa mattina l'ho vista entrare. Io ho detto, ma è un angelo, perché io avevo detto non c'è più Rosanna con noi, sta in cielo, invece è qui con noi. Diamo gloria a Dio, amen, fratelli e sorelle. Alleluia. Passato un anno, era quel momento, era, lo voglio ripetere perché quanti ci seguono stamattina un po', abbiamo dei miracoli. Un anno fa la sorella Rosanna non c'era più ormai. Era morta ormai clinicamente, ma stamattina è qui e dà gloria a Dio insieme. Alleluia. A noi. Amen. Il Signore è fedele, oh no, è vero, il Signore è fedele. Alleluia. Signore è fedele, meraviglioso. Io ho visto un angelo stamattina, lo ripeto, non voglio. Un angelo, ha detto, ma è Rosanna, possibile? Ho detto, no, ma come? E sì, è lei, sì, è lei. Qualche altro che vuole ringraziare il Signore, altrimenti passiamo alla parola. Sorella Francesca, prego. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Volevo grazie. Condividere pace a tutti. Il Signore ci benedica. Amen. Volevo ringraziare il Signore perché sono qui questa gloria mattina. Gloria a Dio. E voglio condividere con voi alcuni versi della parola del Signore. Nella grazie, preparazione della lezioncina per i bambini, oggi parleremo del seminatore dei diversi terreni. E, dice, un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliata seccò perché non aveva umidità.
un altro cadde in mezzo alle spine, le spine crebbero insieme ad esso e la soffocarono. Un'altra cadde in buona terra, in un buon terreno, e quando fu germogliata produsse il 100 per 1. E dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchie per udire oda. Allora i suoi discepoli domandarono che cosa significava quello che, questa parabola, che cosa gli volevano dire. E dice: quella che cadde lungo la strada sono coloro, perché il seme è la parola di Dio. E quella che cadde sulla strada e la strada sono le persone che praticamente odono la parola del Signore, però non l'accettano, non la ricevono, e quindi si perde, e perché non credono. Quelli sulla roccia sono coloro che odono la parola, però come nella roccia non c'è terreno, quindi le radici non si possono radicare molto, fortificarsi nella profondità della terra, quindi con il sole si seccano subito perché non hanno acqua. E quello che cade nelle spine è quello che riceve la parola, però è sopraffatto dalle cose del mondo, dal lavoro, da tante altre circostanze, e non frequenta la chiesa, non legge la parola, non prega, quindi si deridisce, perde quello che, anche se ha creduto, anche se gli era piaciuta. Ma la parola, il seme che cade in un cuore è veramente aperto, un cuore che fa radicare la parola perché crede, e quello che veramente si fortifica nel Signore, allora lì la parola del Signore rimane fortemente, e non ci sarà niente, né fame, né tribolazione, nessun problema, anche se grave, che possono veramente rubare la parola del Signore a quelli che credono. E questa mattina, gloria a Dio, qui abbiamo un esempio grande, la sorella Rossana, perché la fede è qualcosa che rimane proprio nel cuore, la forza, e ce la dà soltanto il Signore, e in Lui ci dobbiamo fortificare, e a Lui sia la lode e la gloria in ogni tempo. Amen, 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 amen. Grazie Signore. Alleluia. Prendo l'occasione stamattina, perché anche sul canale YouTube ci sono delle sorelle che stanno ascoltando, fedelissime, ringrazio e saluto la sorella Donatella che ci segue fedelmente, ci manda i saluti a tutti noi stamattina in diretta, la sorella Agata, Signore di benedica anche, che sei con noi, e anche da Facebook ci sono tanti che stanno scrivendo, non ce la faccio a seguirli tutti, ma Dio vi benedica nel nome del Signore, amen. Cantiamo un altro cantico? 12. 12. Allora, un poco d'allegria questo cantico, perché il culto cristiano evangelico non è un funerale, lo stiamo svolgendo un funerale, ma stiamo dando gloria a Dio. Allora, con il 12 ci dà un bello scossone. Questo è uno spiritual che hanno scritto i nostri fratelli di Pelle Nera, io lo conosco, tanti secoli fa, loro in mezzo alle piantagioni, schiavi eccetera eccetera, sapete la storia, davano gloria a Dio, quanto più noi ancora oggi. Amen. Numero 12. Amen. Alleluia.
Signore, fare gioire il mio cuore. Tu sei la fonte di vita, il mio eterno tesoro. Grande e potente tu sei, Gesù, gloria a Gesù, gloria a Dio. Se c'è qualche altro, aspetto un istante, poi altrimenti facciamo una preghiera e passiamo alla parola del Signore. Gloria a Dio, grazie Signore. Amen. Amen. Alleluia. Cantiamo un cantico, ancora un altro cantico. 25. Il 25, cantiamo. Gloria a Dio. 25. Gesù, 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 nome prezioso per me. Fare una preghiera. Signore, questa mattina ancora ci rivolgiamo alla tua parola di verità. Signore, è un cibo per noi necessario e fondamentale, ma che non sia un cibo che viene dato dall'uomo, ma direttamente da te, dal cielo. Signore, ungi la nostra mente, il nostro cuore mentre ascoltiamo la tua parola, Signore.
Oh, questa parola che dà forza, questa parola che riprende, questa parola che incoraggia, fa ogni cosa buona per la nostra vita. Signore, grazie perché abbiamo ancora la Bibbia fra le nostre mani, nonostante questo tempo difficile ancora leggiamo la parola di Dio, perché è potenza di Dio. Signore, stai con noi stamane e ti ringraziamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Vogliamo leggere insieme, carissimi, in Seconda Timoteo capitolo 2, alcuni versi. Seconda Timoteo capitolo 2. Ci siete tutti? Ci siete? Coraggio, gloria a Dio. Dice l'Apostolo Paolo e scrive a Timoteo: tu dunque, figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che udite da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnare anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impaccia nelle faccende della vita, e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Parimenti, se uno lotta come un atleta, non è coronato se non ha lottato secondo le leggi. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quello che dico, poiché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto di fra i morti, progenie di Davide secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro afflizioni fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna. Certa è questa parola: anche se muoiamo con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa epistola è piena di insegnamenti, cosiddetta epistola pastorale. L'Apostolo Paolo sta parlando a Timoteo, suo figliuolo spirituale. È stato il prodotto della testimonianza di Paolo, e Timoteo si è convertito all'Evangelo e il Signore l'ha chiamato poi a predicare la parola. Vi ricordo un fatto che è importante: Timoteo in modo caratteriale era tendente allo scoraggiamento. Sì, mi sentite? Voi pensate che a volte i pastori passati e presenti possono essere forti? Timoteo è un esempio, era spesso, tendeva a scoraggiarsi, ad avvilirsi. Ma la cosa che a me piace molto, che Paolo, come amico, anche se c'era una grande distanza di età, qui Paolo c'ha circa 70 anni e più, imprigionato, incatenato, ma dice la parola di Dio non è incatenata, e lui si preoccupa di Timoteo. Ma fratelli miei, ma com'è possibile? Questo è un bel esempio di altruismo. Ancora una volta Paolo si preoccupa di questo caro giovane di 40 anni circa,
che sa bene, ripeto, tendente allo scoraggiamento. Ricordati di Cristo crocifisso. Ma come? L'ho detto già altre volte, mi seguite. Dice Paolo a Timoteo, che è un predicatore, e dice: ricordati di Cristo crocifisso. Perché? Perché questo è il punto principale di ogni cosa, fratelli e sorelle. Anche noi questa mattina siamo chiamati a ricordarci di Cristo crocifisso per tutti noi. Ricordati di Cristo. Ho una storia passata, ma una storia presente, vivente, potente, meravigliosa. Ebbene, l'apostolo Paolo, ripeto, sta incoraggiando questo giovane, sente il bisogno di ammaestrarlo ancora. Ma quanto è bello, fratelli e sorelle, quando ci trovo un po' più debole, allora l'altro supporta magari chi sta nella debolezza in un momento. Questo è il corpo di Cristo, questo è il vero amore, è vero, fratelli e sorelle? Noi ci sosteniamo l'uno con l'altro e nessuno si vanta di dire: io sono più forte di te. No, ma quella forza che noi riceviamo la riceviamo dal Signore, non è da noi. E allora possiamo dire al fratello, alla sorella: coraggio, fratello, sorella, ce la facciamo insieme. L'apostolo Paolo sta incoraggiando questo caro giovane ad essere, a fortificarsi nella grazia di Cristo, a fortificarsi nella grazia di Cristo per combattere e soffrire per l'Evangelo. Non vi distraete, ascoltate. Oh, è importante fortificarsi e confessare coraggiosamente l'Evangelo, predicare, annunciare la parola con coraggio, senza paura. Il Signore ci deve aiutare in questi giorni, perché non è facile in questi giorni. Le persone sono stanche, le persone sono avvilite, le persone sono giù, ma noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di dire: guarda che il Signore ancora è potente, è l'onnipotente. Ancora il Signore sta operando, abbiamo visto con la sorella Rosanna questa mattina. Dopo un anno ancora è qui con noi. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Sì, perché il Signore ancora opera oggi miracoli e prodigi, e noi dobbiamo dirlo alle persone, perché le persone sono scoraggiate, hanno paura, c'è timore nel mondo. È vero o no? C'è tanta paura, ma il cristiano, pure che anche lui è sottoposto magari a certi momenti di difficoltà, noi dobbiamo farci forza anche noi insieme a Timoteo. Se siamo tendenti ad essere un po' allo scoraggiamento, dobbiamo dire: Signore, questa mattina rinforza la mia vita, riempimi di Spirito Santo ancora una volta affinché possa andare avanti. E sapete, fratelli e sorelle, molte volte noi dobbiamo essere forti nel Signore anche per gli altri, magari per i familiari. Sì, sì, a volte possiamo essere noi un incoraggiamento. Se noi ci scoraggiamo, gli altri vengono appresso a noi a volte. Ma vogliamo dire noi: Signore, stamattina dammi la tua forza, la forza dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Oh, fortificarsi nella grazia. Ah, l'apostolo Timoteo ha bisogno di maggiore forza interiore. Non è una forza fisica, ma una forza interiore, nell'animo, nella mente. Questa forza che in lui non c'è, che non la possiede, ma la può ricevere dal Signore. Noi questa mattina riceviamo la grazia, il vigore,
il vigore, capite? Il vigore che viene dal Signore. Io ho bisogno, voi? Quel vigore, oh, quella grazia, quella benedizione che ci rinnova ancora stamattina. Siamo responsabili l'uno dell'altro. Qui vedo una cosa molto importante. Paolo si sente responsabile di Timoteo e altrettanto noi siamo responsabili l'uno dell'altro e dobbiamo dire all'uno all'altro: coraggio, fratello, sorella, andiamo avanti insieme. Amen. Gloria a Dio, vi state scaldando pian piano perché fa freddo stamattina, fa freddo veramente. Gloria a Dio. Sia benedetto il nome del Signore, fratelli e sorelle. Questa parola è importante ancora oggi, questa forza che viene dal Signore, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio, è scritto. Vogliamo dire, Signore, stamattina, tu vedi la mia vita, conosci ogni cosa di me, conosci ogni circostanza. Riversa su di me la tua grazia, le tue virtù. Oh, sopporta, dice ancora Paolo a Timoteo, la tua parte di sofferenza. Eh sì, perché la vita cristiana non è tutto rose e fiori, ma ci sono anche momenti di difficoltà. Sopporta la tua parte di sofferenza, Timoteo. Svolgendo il servizio a Dio ha la sua parte anche lui di sofferenza, di prova, ma per amore di Cristo, in quanto partecipe alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, dice Pietro. In quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. Come un soldato che va alla guerra, non credo che è una cosa semplice, ma il soldato segue colui che l'ha inviato alla guerra e gli ha dato gli strumenti per sopportare il combattimento. Noi siamo stati chiamati dal Signore, fratelli e sorelle, non ci ha chiamato nessun altro, ma se non Cristo Gesù, amen. Una grande salvezza. E se c'è un combattimento, lo facciamo con amore di Cristo. Parla ancora dell'atleta. Un atleta, uno che corre, sa che deve allenarsi. E nell'allenamento c'è anche una parte di sofferenza, di fatica. Ma poi c'è la gioia di partecipare alla corsa e vincere. Noi, fratelli e sorelle, stiamo svolgendo un servizio al Signore e anche se c'è una parte di sofferenza, ma c'è anche la gioia perché sappiamo che Gesù è con noi e un giorno saremo con Lui per tutta l'eternità. Amen. Sì, è come il lavoratore. Chi lavora, i fratelli lo sanno qui, che lavorano, ricevono poi lo stipendio alla fine, no? E altrettanto è la stessa cosa col Signore, lavorando per il Signore, svolgendo la professione di fede, noi riceviamo il denaro è quello il minimo sufficiente, ma riceviamo la grazia di Dio, la benedizione del Signore, quella vogliamo, perché il Signore ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Noi questa mattina, io voglio la benedizione del Signore, fratelli e sorelle, amen. Possiamo incontrare dei disagi, dei pericoli, delle fatiche, ma come un buon soldato di Cristo dobbiamo andare avanti. Non abbiamo alternativa. È scritto che chi ha messo la mano all'aratro
non riguardi indietro, ma vada avanti. Amen. Chi ha messo la mano all'arato, chi ha cominciato con il Signore, deve andare avanti. Chi torna indietro sono guai, sono problemi, ma noi vogliamo andare avanti con il Signore, fratelli e sorelle. Bene, e chi non prende, dice Gesù, la sua croce, non viene dietro a me, non è degno di me. Oh Signore, perché devo prendere la mia croce, che significa la mia parte nella vita di gioie e dolori che si alternano? Ma perché, Signore? Perché questo, sapete, la sofferenza non è una cosa così grave. Tutti dicono, ma è un problema, è una sciagura. È stato scoperto che la sofferenza, se viene metabolizzata in modo positivo, fa crescere. Sì, nella sofferenza si cresce, gloria a Dio. Fratello, ma ci sarebbe qualche altro modo? Ci sarebbe qualche altro modo per evitare questo? Ma la parola ce lo insegna, fratelli e sorelle. Tutti hanno passato in un modo o nell'altro la valle dell'ombra della morte, magari la prova di una malattia o altri problemi, ma il Signore è stato fedele, gloria a Dio. E quando tu vedi la mano di Dio e sei stato nella valle, il Signore ti ha portato avanti, allora tu hai una forza maggiore, non in modo teorico, ma in modo pratico. Quando parli alle persone e vai a dire, guarda che io ho passato un sacco di guai, però il Signore mi ha portato fin qui, questa parola ha un effetto diverso. Perché la gente potrebbe dire, ma a te va tutto bene, stai sempre bene, non hai problemi. No, non è vero, non è così. Sia benedetto il nome del Signore, perché quando c'è il sole diamo gloria a Dio, ma pure quando è nuvolo diamo gloria a Dio sempre. Quindi portiamo il nostro peso. Poi, per concludere, l'apostolo Paolo invita Timoteo, ascoltatemi, questo finale è molto importante, invita Timoteo a cercare nella comunità dei credenti che possono sostenerlo, aiutarlo, e persone fedeli e capaci. Eh sì, per servire il Signore bisogna essere fedeli al Maestro, bisogna essere fedeli a Cristo. È vero, fratelli e sorelle? Fedeli al Signore. Noi non siamo fedeli a qualcuno perché qualcuno ci dà qualcosa. Noi siamo fedeli al Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Amen. Il Signore, diceva mio padre, sa pagare molto bene, ma non in denaro, in benedizioni. Perché il Signore è veramente ricco. Qui vogliamo avere credenti fedeli. Amen. Non fedeli a parole, ma a fatti, fedeli a Cristo. Oh, fratelli miei, è importante. Oh, stare uniti insieme e fedeli a Cristo. La fedeltà è qualcosa di un sentimento che non fa parte dell'essere umano, ma viene dal Signore. Fedeli significa proprio essere uniti l'uno con l'altro e fedeli con Cristo. Io voglio invitarvi tutti quanti con amore a non scoraggiarvi. Già basta quello che passa il mondo, ma il Signore è buono e la sua benignità dura in eterno. Vogliamo essere fedeli al Signore? Amen. Vogliamo essere fedeli al Signore? Lui ci ha fatto del bene. Io non posso lamentarmi del Signore, no?
Ho detto qualche altra volta, se c'è qualcuno fra noi qui che può dire ma il Signore è cattivo, si alzi in piedi. Non giro la telecamera, non vi faccio vedere la privacy, ma se c'è qualcuno che può dire che il Signore è cattivo, non credo. Il Signore è fedele, siete d'accordo? Amen? C'è un amen? Il Signore è fedele, è buono. Quando noi siamo stati infedeli, e lo siamo, Lui rimane fedele, dice l'Apostolo Paolo. Ma che meraviglia, fratelli e sorelle, ce lo meritiamo tutto questo? Io penso di no. Eppure il Signore ha pietà di noi. Quindi, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di essere fedeli al Signore. E poi, per concludere, capaci. Che vuol dire? Subito pensiamo, quando leggiamo questa parola, pensiamo a persone che sono brave e sanno fare le cose, no? Nel senso umano del termine. No, la capacità è una capacità spirituale, affinché nessuno si glori. Se c'è qualcuno fra noi capace nelle cose del Signore, non si vanti, ma si vanti in Cristo Gesù. Amen? Io non mi vanto, non posso vantarmi di nulla, ma posso vantarmi soltanto del Signore. La capacità viene solo da Dio. La capacità di fare certe cose è da Dio. Noi siamo soltanto, ripetiamo, strumenti nelle mani del Signore. Quindi c'è bisogno oggi, in questo tempo tremendo, di persone fedeli e capaci. Fedeli al Signore e all'opera di Dio e capaci di svolgere un servizio santo al Signore. Signore, questa mattina opera nella nostra vita e quello che facciamo lo vogliamo fare per la Tua gloria. Amen. Non per la nostra gloria, anzi noi dobbiamo abbassarci, perché chi si umilia sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato. Questa mattina io mi sento piccolo piccolo, dice fratello, perché? Perché così. Quando veniamo al culto, lo ripeto ancora una volta, chi deve portare la parola, può essere io o qualche altro, è sempre una grande responsabilità, troppo grande. Abbiamo bisogno sempre del Signore, amen? Sempre del Signore. Non lo si fa come i mercenari, no, ma noi lo facciamo con amore, con timore, non paura di Dio, ma il santo atteggiamento davanti a Dio, con timore e tremore, nel senso che davanti a Dio santo io mi sento piccolo piccolo, ma per la sua grazia possiamo essere sollevati. Signore, perdonaci. Le nostre debolezze sono davanti a Te, le nostre mancanze, ma pure Tu ci rinnovi questa mattina. A me, ci siete? Stamattina siamo tutti infreddoliti. Allora, Signore, ci rinnova, ci rinnova, ci rinnova, ci rinnova. Amen, alleluia. Diciamolo l'uno all'altro: il Signore ci rinnova, ci dà nuove forze questa mattina. Amen, nuove forze, nuova forza per continuare ad andare avanti, altrimenti non ce la faremo mai, da soli non ce la facciamo. Gesù l'ha detto chiaro: senza di me non potete fare nulla. Fratello, io so fare qualcosa. No, senza il Signore non possiamo fare nulla. E meno male, e meno male, e meno male così. Io non mi vanto, e se mi vanto datemi una botta in testa. Se vedete che mi innalzo,
avete l'autorizzazione, ve lo dico con amore anche quanti ci seguono, se mi dovessi innalzare dovete venire e dirmi: fratello, ti sei insuperbito. Io accetto questo, sì, ma stamattina di superbia credo, spero, ce ne sia ben poca, anzi sta sotto i tacchi, perché i problemi sono tanti. E sapete, i problemi ci portano anche a stare un po' calmi, eh? La carne si abbassa quando sai c'hai dei problemi, perché c'hai delle priorità e non pensi più a vantarti, è vero fratelli e sorelle, è così? Oh no, non ti vanti perché tu c'hai delle urgenze, devi pregare per tizio, magari in famiglia, dei problemi e devi pregare e stai pensando a te stesso e dire: ma quanto sono bravo, oh ma come sono bravo, non puoi, non riesci. Grazie a Dio, Signore, perché il Signore ci conosce e sa come mantenerci tranquilli. Bene, il Signore sia innalzato questa mattina. Amen. Innalziamo Gesù, gloria a Dio. Innalziamo Gesù questa mattina al di sopra di ogni altra cosa. È Lui, il nostro padrone, il nostro Signore. Alziamoci in piedi, gloria a Dio. Benedetto il nome del Signore. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù, amabile sei Signore, gloria a Dio. Chi vuole pregare per favore? C'è qualcuno? Amen, alleluia, 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 gloria a Dio. Grazie fratello Giovanni. In Jesus' name. Grazie Gesù. The mighty name of Jesus. Grazie Gesù. Father Lord, we thank you for your word this morning. May your name be glorified. Everlasting King of glory, we come to the end of hearing your word. May your word begin to have a part on us in the mighty name of Jesus. Father Lord, we continue to ask for your grace and mercies. Because of the current situation in this world, for every sickness, let us only be the hearer, not to be a partaker of it. Glory in the mighty name of Jesus. May you continue to guard and protect your children from every point of epidemic that is ravaging the country. Father Lord, may you carry it far away from each and every one of us in Jesus' name. Let your spirit begin to hover upon us, wherever the problem might be. Father, don't let us be there in the mighty name of Jesus. As some of us are not here today, Father Lord, no matter the situation, may you visit them at the point of their needs. We thank you once again, Father Lord, as we depart from here, may you be with us. May your grace never depart from us in Jesus' name. Wherever we go, let your favor be upon us and let your anointing be upon us, so that whatever we shall do, all glory will be returned to you. This we ask through Jesus Christ, our Savior. Thank you, Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forever. Amen. Amen. Grazie Gesù, grazie Gesù. Se c'è qualche altro ancora, amen, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù, amabile sei Signore. Alleluia, alleluia. Io mi sento di cantare il 27 che ho qui davanti, insieme a te siamo invincibili. Il 27 cantiamo, mentre fratello Eric raccoglie l'offerta con il cestino. Il 27 vogliamo cantare, siete pronti? Gloria a Dio, il Signore vi benedica a tutti, ci benedica, ci accompagni a casa e continuiamo a pregare gli uni per gli altri. 27. Gloria a Dio. Insieme a te, insieme a te, siamo invincibili, siamo invincibili. Perché tu hai già sconfitto il male, noi cantiamo la tua vittoria. Cristo è re, poiché ci hai riscattati, ci hai in noi la terra.
vieni, perché tu hai già sconfitto il male. Noi cantiamo la tua vittoria. Cristo è re, poi che ci hai riscattati, ci hai dato libertà. La tua parola è forza in noi. Siamo invincibili, perché tu hai già sconfitto il male. Noi cantiamo la tua vittoria. Cristo è re, Cristo è re, Cristo è re. Alleluia! Gloria a Dio. Sono solo io. Man, un altro cantico possiamo 80. Cantarlo. 80. Prima che andiamo a casa. Anche il computer è congelato e quindi anche il computer rallentato. Vieni viva la tua fiamma, che li spenga nella notte. Il Signore sta tornando, la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Abbi fede nel Signore, solamente Lui ti può dare una gioia che sia grande, la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Gloria a Dio. Signore, ti ringraziamo stamattina perché tu da questa mattina probabilmente farai qualcosa di buono in mezzo a ciascuno di noi, perché anche se siamo un pochino scoraggiati, magari tu sei pronto ad incoraggiarci. Oggi pomeriggio improvvisamente possiamo sentire anche a casa nostra il tocco della tua mano. Amen. E ti diciamo: toccaci Signore, toccaci. Amen. Con la tua potente mano. Amen. Accompagnaci, rimani con noi. Amen. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Che è benedetto in eterno. Amen. 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 Pace a tutti, il Signore ci benedica. Pace a tutti, pace a tutti. Gloria a Dio. Grazie Gesù, grazie.